Benvenuti al nostro spettacolo. Anche quest'anno vogliamo riprovare le forti emozioni che ci trasmette il palco, visto la bellissima esperienza dell'anno precedente. Questa sera presenteremo il musical di Biancaneve e i Sette Nani, realizzato da Lorentini Maurizio, che ha revisionato i testi di canzoni famose d'autore con le rispettive musiche e ha riunito in un'operetta rock la storia della bellissima Biancaneve e i Sette Nani. Naturalmente c'è anche Mariella Lorentini che ha realizzato i balletti e le coreografie. È stato un lavoro molto duro, ma alla fine ci siamo riusciti, grazie a Mariella e Maurizio, che non so come sono riusciti a sopportarci fino alla fine, anche se qualche volta li abbiamo fatti arrabbiare. E tra poco ci faranno realizzare ciò che teniamo molto a cuore. Ci sarebbero tante altre persone da ringraziare, ma il tempo passa e noi vorremmo iniziare perché lì dietro stanno tremando dalla paura. Per concludere, sappiate che questo spettacolo lo vorremmo dedicare alla memoria dell'illustre e grandissimo maestro Cesare De Cesare. Fatto capire quanto sia importante la musica, soprattutto come mezzo per scambiare sentimenti ed emozioni tra noi che stiamo sul palco e voi che siete il pubblico. Ora comincerà lo spettacolo, vi ringrazio di essere accorsi così numerosi e vi auguro un buon divertimento. A più tardi. Thank you.
Io sono così. Yeah.
principe. Biancaneve, il mio nome è Graziolo, perché non puoi amarmi? Perché dovrò seguire la mia matrigna. Biancaneve, il mio nome è Rosa, non temere, io veglierò il tuo cammino e il mio profumo si condurrà verso la felicità. Questa maledetta ragazza, uno di questi giorni la farò sparire per sempre. Non sopporto più di vederla così giovane e bella. Sono io la più bella di tutte le donne. Specchio, specchio delle mie brame, dimmi chi è la più bella del reame. Thank you.
Per Biancaneve adesso saranno momenti difficili, datosi che la sua matrigna è in collera con lei, anzi reprime quell'invidia che poi sfocia in odio, cosa che non dovrebbe mai accadere. Ma Biancaneve, nella sua sfortuna, ha il suo angelo che lo proteggerà. Biancaneve, ma devo ucciderti. Oh no, non farlo, mio buon Arnaldo, lasciami vivere, resterò nel bosco e non tornerò mai più a casa. Povera piccola, vai, corri, scappa lontano, perché la regina non si darà pace finché non sarai morta. Ho paura, ho paura.
dove comprato. Ma io non conosco il bosco. Biancaneve. Chi mi chiama? Biancaneve. Chi mi chiama? Biancaneve. Oh, ciao, mio piccolo funghetto. Biancaneve, sì. E vedete la tua medaglia, è piccola, ma accogliente, e fiore che insegue la fresca sudata della notte e canti raggi di sole del mattino come la mia amore. Entriamo tutti.
Bella. Ah. Per tutti i giganti. Chi come arrivata? Zitti, non svegliamola. Com'è bella, sembra tanto una principessa. Cosa fa una principessa nei nostri letti? Forse si è persa? No, svegliamola, così sapremo chi è e cosa fa in casa nostra. No, lasciamola riposare. Sì, svegliamola subito. No, svegliamola subito, perché ho bisogno di riposare dopo una giornata di duro lavoro. Poi una femmina sicuramente porta male. Me lo dicevano i miei cari stamattina che doveva succedere qualcosa. Ecco, si sta svegliando. Thank you.
anni che la hanno accolta con loro, lei adesso vive felicemente, ma la sua matrigna è anche regina. Tutto questo non lo sa. E cosa accadrà quando lo scoprirà? Farà una delle sue malefiche stregonerie per mettere fine alla vita di Biancaneve. Ah, questi capelli non hanno più lo splendore di un tempo. Ma no, mia regina, siete sempre bellissima. Vai a vedere chi è alla porta. Cosa c'è di così importante da recarmi disturbo mentre mi sto aggiustando? È tornato il vostro fedele cacciatore e mi ha detto di riferirle che è urgente parlare con lei, mia adorata regina. Fatelo venire immediatamente da me. In questo scrigno c'è quello che voi desideravate così tanto. Puoi andare. Mira, c'è chi
Che gioia avervi finalmente trovato. Principe, vi aspettavamo con ansia. Sì, ma ditemi, dov'è? Dov'è Biancaneve? Principe, sbaglio, diglielo subito, io non ce la faccio. Ditemi, ditemi, cos'è successo? Cosa le è accaduto? Biancaneve è stata tratta in ingaggio dalla cattiva presa. Venite, guardate voi stessi. No, perché proprio lei? Per cosa ha fatto mio signore per meritarsi tutto questo? Adesso, come potrò io vivere senza di lei? Come sei bella. Non so se puoi ascoltarmi, ma ti prometto che per il resto della mia vita ti porterò sempre nel mio cuore.
lui. Gli alberi. Anna Lucia, Deborah e Lucia. La servitù, Teresa e Deborah. Narratrice, Francesca. Specchio, Claudia. La strega, Samantha. Il re e la regina, Egidio e Selena. E Biancaneve, Cesare e Viviana. E il cacciatore Matteo. Presentatore Silvio. Luisa, Alessandra, Valentina e Nicola. E il termine finale, la ciliegina sulla torta, il funghetto Ludovica. Signore e signori, adesso i bambini vi presenteranno alcune canzoni. Comincia la piccola Kimberly con il rock della K. Yeah.
seguire abbiamo Nicla che ci farà ascoltare il cuoco pasticcione. Andiamo qua. Dai, bello. Thank you.
la coppia Luisa Kimberly, che ci faranno ascoltare il Pulcino Ballerino. Allora, perché hanno messo la cassetta, signori? E facciamo un applauso ai signori.
Abbiamo un gruppetto di bambini che ci faranno ascoltare Caro Gesù ti scrivo.
Entrare solo fuori a far la ola, non ci saranno ripetenti, punto e basta, staremo tutti insieme nella stessa vasca, così grande che ormai è una piscina, staremo in modo dalla sera alla mattina, così che adesso è troppo via, non si può più stare, è meglio trasferirci tutti quanti al mare, quando fa buio accenderemo un grande fuoco, e dopo inseguimenti vari e varie rotte faremo tutti un grande bagno mezzanotte. Mi bagno, mi duro, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, asciugo e inizio a aprire spasso. Mi bagno, mi duro, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e ricomincio a aprire spasso. Saremo tutti 100, quasi 120 amici, conoscenti e anche i parenti, con il tuo numero e la tua cannola fresca, con le chitarre a dici che non è Francesca. Aspetteremo le prime luci del mattino, festeggeremo con corbiette e cappuccino, e quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia, ma dormiremo poche ore quanto basta, per poi svegliarci e rituffarci nella vasca. Mi bagno, mi butto, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizio a tiro spasso. Mi bagno, mi butto, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e ricomincio a tiro spasso. Soltanto un altro attacco di utopia, perché per questo non c'è ancora medicina che mi trasformi la mia vasca in piscina, e tanto meno trasformare tutto in mare, però qualcuno lo dovrebbe inventare. Mi bagno, mi butto, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, asciugo e inizio a aprire spasso. Mi bagno, mi butto, mi giro e mi rilasso.
Tuo, mi avrà
silenzio con sé. Sveglia, ti ha rapporto da me. Spugna per la notte, o se nessuno si vuole. Passano solo i comandanti di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono non sono il capitano Gino. Allora quando picchiamo, lasciate tutte con me, fate presto perché ti arriva da Gino strano. Avanti timida, non ti senti per tempo. Dove io vivo però, quando la chiappo non so che cosa gli farò. Si prende il gioco di me, e fa grande so perché. Per tanto vivo ciò, se lo scambio è da scontarlo, che non lo ero. Ma sono qualunquista, un esibizio mista. Ma poi mi sembra giusto, durante un duello, ha preso la mia mano, dato il passo a quella, dato il coccolino, ma non la passa liscia, gliela farò pagare, con le mie stesse mani, anzi con il mio uncino, dovrò scannare. Meglio che questa volta si arrendi. Non come un prigioniere, mi basta solo un ostaggio. La ragione è la nostra parte, ricordatelo. Avanti alla reba, avanti alla reba. Sono, sono. Contro il sistema lontano, ci esercitiamo a scuola, la faccia nuda per fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Facciamo un gran casino e in fondo lavoriamo per capitano Gino. Io sono il professore della rivoluzione. Nella pirateria io sono la teoria, mi farò illuminare. Ma lo capite o no? Ve lo rispiegherò. Per scondere la gente non bastano discorsi, vogliono le bombe.
lasceremo la vita. Ti ricordi che sensi pesanti, tu preleggessi per queste tardi. Braccio aperto dirigendo l'applauso per sentirsi importante, senza guardare per quelli già tutte le occhiate pazze a secondare. Allora, volevo fare innanzitutto un applauso a mio fratello Maurizio, che ha curato la musica e ha scritto le parole. Allora, che ne dite? Sono forti questi ragazzi? È forte pure la ragazza che vi sta parlando. E che dire di questi ragazzoni che stanno qui dietro di me? A parte gli scherzi, vorrei fare loro un elogio per la correttezza, il lavoro e l'entusiasmo che hanno dimostrato di avere nel preparare questo spettacolo. Farei loro un applauso. Colgo l'occasione per ringraziare Silvestri Consiglio e l'amministrazione uscente per aver creduto nella nostra idea e il sindaco Carulli Domenico e la nuova amministrazione per aver continuato ad aver fiducia in noi e far sì che lo spettacolo avesse luogo. In tutto questo lungo periodo di prova ho notato una grande partecipazione dei ragazzi, anche se si sono stancati, alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. La mia speranza è che non venga persa l'entusiasmo di fare le cose, ma coltivato e valorizzato anche con la collaborazione della nuova amministrazione e di tutti quelli, soprattutto di tutti quelli che hanno buona volontà. Adesso tutto il foglio. Grazie. Adesso un applauso lo voglio fare a loro, ai veri protagonisti di questa serata. I grandi bambini, siete stati bravissimi. Ci vogliamo riprovare a gusto con la recita? Ringrazio tutti voi e che vi devo dire? Ci rivediamo. Grazie. Ecco le caramelle. Chi è? Thank you.
Mario. Bambini, vi prego un attimo di pazienza ancora. Abbiamo finito. Mariella, vieni qua. Vieni qua, tesoro. Il tesoro delle, di tutte le mamme, penso. No, penso. Portiamo le immagini di tutte le mamme, chiaramente. La figlia di consegnerà i fiori. Grazie.
sicuramente, prego. Io non voglio neanche dire che penso che a questo punto più che aggiungere quello che hanno detto sia le madri che Mariella, non c'è altro da dire. Grazie a questi bambini che hanno veramente fatto passare una serata diversa. Diciamo che durante il periodo della preparazione, sia prima che dopo l'avvicendamento dell'amministrazione, sono stati sempre presenti lì a fare le prove, forse a qualcuno certe volte dava anche un po' di fastidio, ma penso che questo sia il riconoscimento migliore. Ci dobbiamo cominciare a imparare a credere nei giovani, perché sicuramente hanno molto da dare. E ringrazio Mariella perché è riuscita a tirare fuori da questi ragazzi un aspetto che noi non conoscevamo. E è stato l'inizio, sicuramente l'anno scorso è iniziato, quest'anno è continuato, e noi faremo di tutto per cercare di dare loro quello che possiamo dare, solo un appoggio, diciamo, morale e, se è anche possibile, anche economico, perché serve anche quello. Ringrazio le madri che sicuramente si sono prodigate nel fare i costumi, nel cercare di aiutare, di intervenire, e quindi arrivederci una prossima volta, Maria, che te posso dire, grazie. Vi ringraziamo di cuore per il tempo che ci avete dedicato, i bambini del Baby Group Santa Eusalia. Emiliano. Ringraziamo di cuore per il tempo che ci avete dedicato, i bambini del Baby Group Santa Eusalia. Allora di tu qualcosa a loro. Oh, grazie mille a tutti quanti. Si diverti? Più o meno. Ok, Maurizio l'abbiamo già ringraziato. Vai Maurizio, di tu qualcosa. Che posso dire? Ringrazio tutti, che siete numerosi, visto, e questo mi fa molto piacere. I tecnici sono stati bene, allora, alla prossima, grazie a tutti. E adesso? Allora, presentiamoli ad uno ad uno, Luca, il figlio di Annalina. Luca, vuoi dire qualcosa a mamma? Vai. Ok, la medaglia. Applauso a Luca. Alessia, la figlia di Lucia. Ti voglio bene. Bravo. Ludovica, dolcissima Ludovica. Vuoi dire qualcosa tu? Ti voglio bene. Anna Lucia, grande Anna Lucia.
che vuoi dire a mamma? Martina! La Giorgia! Come si chiama tua mamma? Che sempre mi dimentico. Rita, la figlia di Rita! Eccola qua! Ti voglio bene. Un applauso a Martina. Ok. Kimberly! La figlia di John e Sam. Dì qualcosa. Ti voglio bene. Ok. Erika. Vai Erika. Ti voglio bene. Pensate pure ai papà, giusto? Luisa. Ti voglio bene. Teresa. Voglio bene. Insomma, avete visto il disco? Nicola Ciroldi. Dai, un bacione a mamma che... Ti voglio tanto bene, devi essere più brava. Bastardo! La mamma. Debora, Debora. Per me sei la mamma più bella del mondo. Applauso. Valentina, la più gioiosa. Ti voglio male. Alessandra di Giacomo. Tu che vuoi dire a mamma e papà? Mamma e papà, tutte e due. Ti voglio bene. Lucia! Vieni Lucia! Ti voglio tanto bene, ma devi ripartire! Debora! Ti voglio bene! Rosita! Un applauso! Ti voglio bene. Donata, Donata, la sorellina. Ti voglio tanto bene. Jessica! Jessica. Ti voglio bene. Ok, un applauso a Jessica. Francesca. Sei grande. Cominciamo da qui. Selenia. Egidio! Giusto per cambiare tutto il gruppo là dietro dice mamma ti voglio bene! Claudia! Grazie per tutto quello che fai per me. Viviana! Ciao! Vai Samantha, vieni! Sei unica! Cesare!
mamma e papà che mi sembrerebbe il motorino. Mattio! Io vorrei dire a mia mamma e mio padre se mi vorrebbero comprare il cellulare. Silvio! Voglio dire che la famiglia Piccione è unica, è inimitabile. Diciamo tutti con la voce molto alta, grazie.